aveva condotto sulla via del Calvario. I soldati, vedendo che Gesù era sfinito e per paura che arrivasse in cima già morto, privando così la folla dello spettacolo dell'esecuzione, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, a portare la croce di Gesù. Gran moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. E Gesù, voltatosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che sarà del legno secco?
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Tutto è compiuto. Sera, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, dopo essere andato coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù, Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù e visto che nel giardino lì vicino vi era un sepolcro nuovo, là, dunque, depose Gesù e sigillando il sepolcro, rotolando una grande pietra, se ne andarono. Era la parasceve dei giudei, cioè la vigilia della loro Pasqua.